Capitolo 15. La verità su Oz il terribile. Dorothy suonò di nuovo alla porta della città di Smeraldo, che di nuovo fu aperta, ma non prima di averli fatti attendere un bel po'. Il guardiano parve oltremodo stupito di vederli. Cosa? Voi siete tornati? Perché non ci vedi? Replicò lo spaventapasseri. Credevo che voleste andare dalla strega dell'Ovest. E quel che abbiamo fatto, raccontò lo spaventapasseri, e vi ha lasciato ripartire. Come avrebbe potuto impedirlo? Si è liquefatta. Liquefatta? Proprio così, liquefatta. Però è una buona notizia. E chi l'ha liquefatta? Dorothy, dichiarò pronto il leone codardo. Santo cielo! Esclamò il guardiano esterrefatto. Quindi si inchinò profondamente davanti alla bambina. Oh, non occorre proprio, disse lei, è stato un caso. Piuttosto facci entrare, dobbiamo vedere il mago di Oz. Il guardiano assicurò di nuovo gli occhiali a tutti, Toto compreso, e quindi li condusse verso la reggia del mago. La notizia dell'uccisione della strega malvagia si diffuse in un battibaleno e tutta la popolazione si radunò intorno ai viaggiatori, scortandoli in corteo attraverso le strade della città di Smeraldo verso la reggia. Una volta giunti al palazzo, la sentinella dalla barba verde fece strada fino a una sala dove la bella ragazza verde pareva attenderli. Questa condusse ciascuno nella propria stanza perché potessero riposare e rifocillarsi in attesa di essere ricevuti dal grande mago. Gli amici si aspettavano che ciò accadesse immediatamente, ma non fu così. L'attesa fu lunga e col passare dei giorni i quattro si irritarono per quel trattamento che appariva molto scortese, specialmente dopo essere stati spediti a combattere la malvagia strega dell'Ovest e aver sopportato fatiche e schiavitù. Alla fine lo spaventapasseri chiede alla ragazza verde di recapitare a Oz il seguente messaggio. Se non fossero stati ricevuti in tempi brevi, avrebbero chiamato in aiuto le scimmie alate per scoprire se aveva intenzione di mantenere o meno la parola data. Oz si spaventò tanto che mandò a dire di presentarsi nella sala del trono la mattina seguente, alle 9:04 minuti. Conosceva le scimmie alate e non aveva alcun desiderio di rivederle. I viaggiatori trascorsero quella notte quasi senza dormire. Ciascuno pensava intensamente al dono che Oz gli aveva promesso. Dorothy si addormentò tardissimo e sognò di essere nel Kansas, dove zia Em le diceva quanto fosse felice di riaverla a casa. Alle 9 in punto della mattina seguente, la sentinella si presentò per scortarli nella sala del trono, dove arrivarono alle 9:04 precise. Ciascuno si aspettava di vedere il mago nella forma che aveva assunto la volta precedente, ma nella sala del trono non c'era proprio nessuno. Rimasero vicini, il silenzio di quella sala vuota era più spaventoso di qualunque mostruosa presenza del grande mago. D'un tratto una voce disse con tono solenne: «Io sono Oz il grande terribile, perché mi cercate?» Si guardarono intorno ma non videro nessuno. Dove sei? Chiese Dorothy. Io sono in ogni luogo, rispose la voce, ma dai comuni mortali non posso essere visto. Mi siederò sul mio trono e vi ascolterò. Parlate. La voce pareva adesso provenire dal trono. Siamo venuti a chiederti di rispettare la tua promessa e di esaudire i nostri desideri, poiché la strega malvagia dell'Ovest è stata uccisa come tu volevi. Quale promessa? Chiese Oz. Mi hai promesso che mi avresti rimandato nel Kansas? Dorothy trattenne pazientemente la rabbia che quella domanda le faceva. A me hai promesso un cervello, si fece avanti lo spaventapasseri. Mentre a me hai promesso un cuore, ricordò il boscaiolo di latta. E a me il coraggio, disse per ultimo il leone vigliacco. È stata davvero eliminata la strega malvagia dell'Ovest? Sì, l'ho liquefatta con una secchiata d'acqua, confermò Dorothy. Oh santi numi, povero me, così d'improvviso, balbettò la voce del mago. Beh, sapete cosa? Tornate qua domani, ho bisogno di un po' di tempo per pensarci sopra. Hai già avuto tutto il tempo, tagliacorto il boscaiolo di latta. Tutti sanno che la strega dell'Ovest è stata liquefatta da Dorothy. Non aspettiamo un minuto di più, ribatté lo spaventapasseri. È vero, ora devi mantenere le tue promesse, puntualizzò Dorothy. Il leone codardo a quel punto pensò che a spaventare un po' il mago non c'era niente da perdere, perciò emise un sonoro ruggito dei suoi, talmente feroce che Toto, per la paura, fece un gran balzo e finì sul paravento che stava ritto in un angolo dietro al trono. Questo piombò a terra con un tolfo e rivelò un ometto dal cranio calvo, coperto di rughe, dall'espressione non meno stupita di quella dei quattro amici che lo guardarono sconcertati. Il boscaiolo di latta gli corse incontro con l'ascia sollevata. E tu chi saresti? Io sono Oz il grande terribile. Trasalì l'ometto con voce tremante. Ma non mi colpire, ti prego, farò tutto quello che volete. I quattro lo guardarono confusi.
Credevo che Oz fosse una grande testa, disse Dorothy, e io una bella fata. Lo spaventapasseri pareva molto deluso. Pensa un po', ero sicuro che fosse una belva terribile, sospirò sollevato il boscaiolo di latta. Io che me lo sono visto davanti come una grande palla di fuoco, stento a crederci, concluse il leone codardo. Vi sbagliate tutti, è stato solo un po' di illusionismo. L'ometto prese un'espressione rassegnata. Illusionismo? Esclamò Dorothy. Ma non sei un grande mago potente e terribile? Sss, implorò Oz, non fate così forte, o sentiranno e sarò rovinato. Tutti qui mi credono un grande mago, il più grande. E non è così, chiese lei. Neanche per idea, mia cara, sono un tipo qualunque. Altro che qualunque, lo interruppe lo spaventapasseri. Tu sei un vero imbroglione. Ma è terribile, commentò il boscaiolo. Come avrò il mio cuore adesso? E il mio coraggio? E il mio cervello? I quattro amici parevano depressi oltre misura. Vi prego, non parlatemi così. Pensate a me e ai guai tremendi in cui mi trovo adesso che mi avete scoperto, supplicò Oz. Perché? Vuoi dire che nessun altro sa quanto sei imbroglione? Nessuno eccetto voi e naturalmente io stesso. Ho ingannato tutti per così tanto tempo che credevo di non essere mascherato mai più. Che sbaglio avervi ammesso alla sala del trono la prima volta. Qui non entra mai neppure il più fedele dei miei sudditi, gemette. Però non capisco, come hai fatto ad apparirmi come una grande testa? Chiese Dorothy. È uno dei miei trucchi, rivelò Oz sconsolato. Ma ora seguitemi e vi spiegherò tutto. Li guidò fino a uno stanzino sul retro della sala e indicò un angolo dove era posata la grande testa di cartapesca dal vaso dipinto con cura. Lo appese al soffitto con un filo, mentre io, dietro il paravento, tiravo un filo che muoveva gli occhi e apriva la bocca. E la voce? Chiese la bambina. Oh, per quello sono un ventriloquo e riesco a confondere molto bene chi mi ascolta. Ma ecco qua le altre cose che ho usato per ingannarvi. Mostrò allo spaventapasseri il travestimento da fata con tanto di maschera, mentre il boscaiolo poté constatare come la terribile belva altro non fosse che un mucchio di pelli cucite assieme e delle stecche che servivano per tenerle tese. Quanto alla palla di fuoco, era fatta da una speciale ovatta imbevuto di olio che poteva bruciare molto intensamente e rapidamente. Dovresti vergognarti di essere un tale imbroglione, commentò lo spaventapasseri. Sì, certo, mi vergogno tantissimo, confessò il falso mago, ma non potevo fare altrimenti. Sedetevi un minuto, ve ne prego, e vi racconterò la mia storia. Fine, prima parte.